Avezzano oggi è l'epicentro del dolore, l'epicentro di questa situazione che ha creato scompiglio a tutta la regione. La Marsica è veramente in ginocchio, come chiaramente mi viene da tanti messaggi di tanti sindaci di Sulmona, L'Aquila ed altri che hanno manifestato la loro solidarietà. Quindi questo è un giorno di dolore di tutti, di tutti, di tutti. Quindi dobbiamo fare un segnale di ricordo per essere vicini in questo modo al ricordo loro e essere vicini alle famiglie che veramente sono distrutte. Io cogliere l'occasione per essere orgoglioso della mia città e della mia terra, perché c'è stata una compostezza di tutti coloro che hanno voluto dare l'ultimo saluto alle salme, con una compostezza e con un dolore che però veramente hanno dimostrato di essere vicini e abbracciati alle famiglie nel rispetto anche delle regole. Sono stati 27 giorni duri, difficili, di dolore, eppure tutti hanno sperato fino all'ultimo nel miracolo. Sì, la speranza era sempre l'ultima a morire, però io ringrazio Dio che proprio per la nostra testardaggine, il grande valore che hanno poi dimostrato i soccorritori, si è andato avanti e non potendolo ritrovare vivi, almeno sono stati ritrovati i corpi e che oggi possono essere onorati. Sono famiglie conosciutissime da Avezzano, sono giovani che erano non solo amanti della montagna, ma erano amanti della società civile, erano presenti in città. Giusto ricordare, Sindaco, anche il grande lavoro che hanno fatto per 27 giorni i soccorritori, un lavoro instancabile anche in condizioni meteo difficili. Ma è proprio questo che abbiamo apprezzato e abbiamo detto in tutti i modi possibili. Sono stati i primi di tutti i familiari, c'è stata l'amministrazione, ci sono stati i soccorritori, c'è stata la comunità, c'è stata insomma la stampa, che la devo ringraziare in questa sede, che hanno sempre tenuto alta la visibilità e l'attenzione su questo evento e proprio per questo si è seguitati, si è continuati, anche rischiando la vita i soccorritori, ma ripeto, alla fine siamo riusciti a ritirarli fuori.